In questi mesi, attraverso il nostro format Sportive, abbiamo parlato di discipline sportive, diciamo le più variegate, quelle più note, meno note, a dimostrazione che il territorio canavesano è terra dove normalmente qualsiasi tipo di specialità trova terreno fertile. Terreno fertile non solo sotto il punto di vista della diffusione dello sport, ma anche naturalmente di quelli che possono essere i risultati, che è vero che non sono sempre fondamentali, ma che sicuramente permettono di far conoscere sempre di più gli atleti, le atlete o comunque i personaggi che praticano quel tipo di disciplina e in più portano il buon nome del territorio ad alti livelli. Ebbene, questa sera parliamo di uno sport veramente che viene. Può essere considerato di nicchia perché non è che si vede tutti i giorni, non si sente parlare tutti i giorni. Stiamo parlando della dog dance, che il nome già ci può far capire qualcosa, ma poi ce lo facciamo spiegare bene. Ebbene, grazie a una rivarolese e al suo compagno quattro zampe, in questo caso è arrivato uno splendido risultato in occasione del Italian Open della Xen, evento che oltre a portare in alto il buon nome del dog dance a livello nazionale, è anche pass per gli europei. Ebbene, la protagonista di questa sera che ci racconterà di questo risultato ha proprio guadagnato questo pass per gli europei. Che si svolgeranno in Austria nei prossimi mesi e con lei cerchiamo di capire un pochettino di più e di scoprire di che cosa si tratta e che cos'è la dog dance. Buonasera Rita Buonasera. Esatto. Roberto del Dog Island di Rivarolo. Buonasera. Allora Rita, raccontaci un po' perché appunto dog dance il nome ci lascia capire qualcosa, però facci comprendere bene di che cosa si tratta, che disciplina è e soprattutto cosa c'è dietro la preparazione che c'è per arrivare poi a qualificarsi gli europei. Ok. Sì, dog dance nasce come uno sport cinofilo, in realtà è uno sport che nasce già è diffuso già da una decina d'anni. Chiaro è che nell'ultimo periodo iniziano ad esserci sempre più partecipanti, però comunque rimane sempre uno sport ancora poco conosciuto rispetto ad altri sport cinofili, come per esempio l'agility dog, Ok, che è già un po' più che è un po' più conosciuto, effettivamente. conosciuto, esatto. Dog dance, un pochino la parola lo dice, sembra un po' un ballo con il cane. In realtà il cane non sta ballando, sta semplicemente facendo una serie di esercizi che in gergo tecnico vengono definiti tricks, e questi esercizi vengono fatti uno dopo l'altro e dà un po' la sensazione del Del ballo. ballo, Esatto, la bravura di del una danza. conduttore sta proprio in quello, nel senso rendere il tutto fluido in modo tale da sembrare una danza. Poi, dog dance non per forza bisogna essere dei ballerini, io per esempio non sono assolutamente una ballerina. Si possono raccontare delle storie, per esempio, ci sono dei rimandi anche a delle storie di film famosi, cartoni animati. Io per esempio mi sono qualificata in questa gara di Brescia meno di qualche settimana fa, portando una coreografia di Super Mario Bros. Ho visto la foto in Sì, cui avevi il esatto, costume, è un che baffo ricordavo. È bellissimo. bellissimo il baffo, è Certo. vero, è vero, è vero. E, appunto, quindi il bello della dog dance è un po' quella, la puoi cucire su quello che è il binomio, ovvero predisposizioni del cane e predisposizioni del conduttore. Non ci sono limiti di razza del cane, quindi si può praticare con tantissime razze. Per esempio, io l'ho praticata col Jack Russell, sto formando, vabbè, il mio cane è un border collie, però sto formando Golden Retriever, Chihuahua, il Carlino, Cavolo. non ci sono limiti. Né di Chiaramente, dimensioni né nelle di dimensioni, tipo. è anche meticci, assolutamente Ok. aperta a tutti. E anche lì, limiti di età non ce ne sono. Chiaramente bisogna sempre fare attenzione con i cani piccoli, Certo. certi esercizi, proprio perché sono cani in crescita, vanno evitati. E poi, ovviamente, cani un pochino più anziani, fare sempre attenzione alla salute del Certo, cane. è Però fondamentale. il bello della dog dance, secondo me, è che c'è proprio una forma artistica dietro, proprio perché non c'è, nessuno ti dice cosa devi fare. E c'è una parte proprio creativa del binomio che porta quello che sa fare, quello che vuole far vedere col proprio cane, e quindi,
c'è questo aspetto molto creativo che in altri sport cinofili manca perché, per esempio, bisogna seguire un percorso, vince chi lo Certo. fa con meno errori più velocemente, per Invece in esempio. questo Invece in caso. questo caso c'è una valutazione, diciamo, della parte tecnica, quindi tutti i lavori eseguiti, ma l'altra metà della valutazione è proprio sulla voce artistica, quindi Ok. quello Più che è è divertente, fatto. più è bello, più Sì, accattivante, prende, diciamo esatto. che aiuta a prendere i punti necessari per classificarsi meglio in graduatoria. Esattamente. E quindi un po' questo, diciamo, quello che faccio. Io sono sia tecnico, quindi allenatore, che giudice internazionale di dog dance. Ah, E quindi ho quindi seguito questo doppio percorso doppio e ruolo. esatto, in Sei questo da una parte caso. all'altra della barricata, come si suol Esatto, so cosa vuol dire. dire, so quanto si patisce anche dall'altra parte. Ah, Però questo è anche il ruolo bello. del giudice non è sempre Da facile, certo, posso immaginare. perché è bello complicato, è anche una bella responsabilità. Assolutamente. Parliamo un attimino di quello che è il risultato raggiunto a Brescia. Raccontaci come si è svolta la gara. Jordan, giusto? È il Jordan è il mio cane, tuo sì. compagno a quattro zampe, Sì, chiamiamolo così, esatto. amico a quattro zampe, perché poi c'è una Assolutamente. simbiosi fondamentale, ancora di più per quello che fai. Ecco, come si è svolta la gara e anche diciamo così, anche le emozioni che avete, perché io parlo al plurale, insieme avete provato. Allora, sicuramente è stata una gara molto emozionante. C'è tanto lavoro dietro, per me come per qualsiasi altro binomio Ti chiedo una che. cosa, quanto hai lavorato in termini di tempo per portare quella coreografia che hai portato a Brescia? Allora, su quella coreografia ci lavoro da quasi 2 anni. Orca miseria. Poi è chiaro che col cane chiaramente è tutto, cioè, essendo che per me va bene il lavoro, ma deve essere visto come un gioco, come Certo, un è piacere di fare fondamentale insieme, quello. con il cane io lavoro anche al massimo 10 minuti al giorno, compreso di Sì, gioco, ok? certo. Però sì, comunque il lavoro che c'è dietro è quasi di 2 anni di coreografia, Ah, cavolo. assolutamente. E sì, nel senso che c'è tanta emozione, tanto carico dietro da quel punto di vista, però anche saperla gestire è fondamentale, considerando che a differenza di altri sport dove sei tu da solo, comunque all'interno di una squadra, ma devi pensare a te Certo. stesso, tu negli sport cinofili non sei solo da solo lì dentro, sei con un compagno a quattro zampe che è anche il tuo cane, il tuo compagno di Certo. vita. E quindi comunque tutto quel carico emotivo da gestire, considerando anche che il cane è un essere molto empatico e quindi assorbe quell'empatia lì e quindi bisogna anche, diciamo, regolarsi per gestire la propria emozione, concentrarsi sempre sul cane e sul farlo stare bene, perché poi Quello è lo trasmetti. fondamentale, perché Esatto. è vero che c'è la gara, c'è tutto, Esatto. eccetera, ma ci deve essere il divertimento, il gioco e il Assolutamente. rapporto Per perfetto, primo. la simbiosi quasi tra Sì, i due esseri. Ecco, ci racconti esatto. anche un po' di Jordan, come è stato il vostro rapporto, come è nato il vostro rapporto? Allora, Jordan in realtà è con me è un cane di 8 anni adesso, ma è con me da 5-6 anni, più o meno 5 Ok. anni e mezzo. Jordan arriva da una situazione un pochino difficile, nel senso che era un cane molto energico, lo è adesso che ha 8 anni, immagino quando ne aveva 10 mesi, Era un era una cucciolo mina vagante, scatenato. esatto. Ed era stato preso da una famiglia che faticava veramente tanto a gestirlo e lui era anche In diventato, difficoltà. sì, esatto, era in difficoltà e la famiglia con tutto l'amore del mondo ha deciso diciamo, di affidarlo a un istruttore che è Certo. stato Giovanni, la mia guida cinofila e quindi con un percorso di recupero perché era un cane mordace, era un cane che, ma semplicemente perché compresso, perché comunque aveva tanta voglia di fare, di Certo, sfogare. dovevo sfogare in E in qualche qualche modo maniera. dovevo uscire. E Ed è quindi anche con un giusto naturale. percorso di recupero comportamentale, adesso è per me veramente il cane della vita. Io è veramente un compagno e ci tengo proprio a dirlo che comunque devo tanto a lui, devo tanto a questo perché abbiamo costruito tutto insieme, ma veramente lui per me è un compagno fondamentale ed Certo. è la chiave da cui poi è partito tutto. Beh, questo è bellissimo anche perché diamo quel messaggio fondamentale in cui purtroppo leggiamo spesso, faccio una breve divagazione di notizie anche di cronaca, Certo, dove ci sono dei cani coinvolti, situazioni difficili, però assolutamente. ricordiamo che molto spesso non è
dovuto al fatto che il cane è aggressivo di suo, eccetera, ma tante volte le situazioni un po' complicate in cui il cane non riesce a sfogare Sì, la sua natura. ci sono anche proprio delle incomprensioni a livello di linguaggio canino, Certo, e che non quindi è non è facile. facile perché non è È già facile, difficile, permettimi a volte, Rita, assolutamente. parlare Sì, tra esseri umani, tra assolutamente. bipedi, figurarsi a rapportarsi con un animale che non comprende quello che è il nostro linguaggio. Noi tante volte non comprendiamo il suo. Assolutamente. E quindi sì, quello è fondamentale, capire il linguaggio e cercare di rapportarsi nella maniera più corretta. Ci sono delle situazioni difficili, ma io per esempio per me il recupero è, diciamo, avere un cane che sta bene, che diciamo, si comporta bene e reagisce bene è fondamentale, poi lo sport viene dopo. Io per esempio sono mamma di una bambina di 3 anni. Il cane è membro della mia famiglia e Certo. deve poter, diciamo, andare d'accordo con tutti, quindi non c'è assolutamente solo lo sport, non c'è solo la vita privata, tutto deve essere mixato al meglio, Certo. per un'armoniosa convivenza, Beh, ovviamente. però questo, ripeto, è un messaggio importante da dare, perché appunto nel capire anche, come dicevi, Jordan, Nasce come magnifico. cane problematico, Esatto, che comunque assolutamente. aveva bisogno di sfogare la sua indole, la sua natura, e non aveva la possibilità. Adesso, da quando ho capito, con la dog dance riesce a Sì, sfogare. anzi, Ho visto anzi. anche qualche foto particolare dove lui che fa dei salti Sì, straordinari, è un proprio. salterino lui, assolutamente li adora. Anche camminare in piedi. Adesso che arriviamo verso gli 8 anni, 9 anni, devo tenerlo più tranquillo perché comunque devo preservare anche a livello fisico, Certo. diciamo, la sua salute. Però sì, è assolutamente un cane molto energico, che può dare tanto, che ha dato tanto e Certo. quindi veramente gli devo questo percorso che abbiamo costruito insieme. E, per esempio, l'anno scorso avevo già provato a qualificarmi, ma non ce l'avevo fatta. Quest'anno ci abbiamo riprovato, ci ho creduto, mi sono proprio, diciamo, focalizzata su quello che era il mio obiettivo, ma per fare bene, per fare al meglio delle nostre potenzialità. Poi, chiaramente, le gare, come qualsiasi cosa, quella volta può andare bene, può andare meno bene, però Può l'importante esserci poi è quello qualcuno che è più che. bravo o che ha fatto Certo. portato una coreografia che da giudice può essere più accattivante o effettivamente che può portare a quel punteggio superiore per tutta una serie di motivi. Poi Ci il può livello stare. in Italia è altissimo Ecco. e quindi anche quello, selezionarsi con un livello così alto è stato complicato perché proprio ci sono tanti binomi bravi, tanti addestratori bravi che lo fanno proprio bene questo lavoro e quindi a maggior ragione è stata una vittoria sentita perché Certo. appunto c'era tanta concorrenza. Eh beh, sì, effettivamente sei salito sul podio, un secondo posto, una medaglia d'argento straordinaria che apre le porte di questo europeo. Esatto. Ecco, europeo che si va a settembre in Austria, Sì. dicevamo, quindi bel viaggetto che ci Sì. sta. Però raccontaci anche un attimino un po' come, cioè anche lì, che differenze, perché voi rappresenterete l'Italia, siete selezionati, quindi sarà una gara a livello di nazioni. Come si differenzia rispetto al campionato italiano, se ci sono delle differenze e soprattutto quali sono le aspettative che hai, anzi che avete? Allora, sicuramente sarà una gara impegnativa, sarà svolta su 3 giornate, Ah, quindi quindi. venerdì, sabato e domenica. E domenica saranno poi dedicata solo alle finali dove si qualificano i primi 10 di tutte le varie nazioni che Ok. si scontrano. In realtà si chiamano europei perché si svolgono in Europa, ma a volte arrivano concorrenti anche da fuori dall'Europa, Ah, per esempio dal Giappone. Sì, ah, esatto. quindi ancora più Sì, tosta la cosa, si fa. esatto. E diciamo che le mie aspettative a riguardo sono fare al meglio anche qui delle nostre potenzialità, sapendo che la concorrenza ovviamente è alta e per arrivare lì sono tutti Certo. bravi, quindi Bisogna poco da essere dire. gradini Esatto, superiori, certo. quello che faccio io è che a me piace quando porto, diciamo, quella coreografia che sto portando in questo preciso momento, mi piace divertire, far divertire e trasmettere quello che è il rapporto col mio Ti cane, chiedo, vedere sarà la stessa dei come campionati italiani o sarà diversa? sarà la stessa, quella coreografia sarà la stessa, sto cercando di apportare delle Ah, modifiche, delle ok, difficoltà per complicarmi sempre un po' di più la vita. perfetto. E complicare anche la vita a Giorgio, che almeno così Esatto, è però tempo. ti teniamo belli attivi anche di testa perché devi ragionare su quello che ti Certo. chiedo.
E quindi sì, sarà una bella avventura. Semplicemente mi piacerebbe fare al meglio delle nostre potenzialità e far vedere a tutti quanto può dare quel cane, perché secondo me è un cane veramente speciale, è affidatomi da una persona speciale che ci ha Certo. creduto, e quindi a maggior ragione spero di portare il meglio di quello che possiamo fare e far vedere tutto il rapporto e l'intesa che c'è tra di noi, quello sì. Certo, questo ve lo auguriamo sin da ora. Ti faccio ancora una domanda, tornando appunto al discorso della dog dance. È una disciplina a cui ci si può avvicinare tutti, cioè bisogna avere una predisposizione. Io non parlo tanto dell'animale, ma dell'essere umano Sì, che accompagna l'animale. sì. Perché appunto, mi dicevi, c'è divertimento, però c'è preparazione, Certo. cioè non è una cosa. Se mi permetti, ok, oggi andiamo a fare un balletto, dietro c'è una preparazione, c'è un lavoro, c'è un rapporto animale, essere umano che è fondamentale e bisogna costruire. Come ci si può approcciare? Se uno, ascoltando appunto questa intervista, avesse voglia di dire, ah, voglio provare con il mio cane, Certo. c'è l'opportunità, nel senso che è una disciplina che può essere per tutti? Allora, può essere per tutti? Assolutamente sì, perché come dicevo è aperta veramente a tutti, sia Certo. conduttori che cani, senza Sì, limiti. certo che. E, chiaramente tutto dipende però sia dal cane, perché ci sono dei cani che sono più portati e anche più veloci Certo. nell'apprendimento di certi Beh, un po' come tutti esercizi. gli sport, cioè, Esatto. l'atleta più portato, quello un po' Esatto, meno. ma anche la voglia del conduttore di star Certo. dietro, perché comunque gli allenamenti non sono così lunghi, perché sennò Sì. anche la resa del cane poi va, diciamo, a Sì, scemare. sì, sì. Ma ci deve essere comunque l'intenzione di fare un bel lavoro. Io di solito posso partire sia col cane cucciolo che col cane adulto. Ok. Si inizia con l'impostazione di semplici tricks e poi si parte piano piano a aumentare le difficoltà. Quello che io dico è che guardo sempre quello che è il cane, e sulla base di quello che vedo mi piace lavorare al meglio delle potenzialità di quel cane per tirare Certo. su il più possibile. Quindi sì, assolutamente può essere aperta a tutti, si parte dalle basi e poi gradualmente si valuta strada facendo. Certo. Essendo che appunto le coreografie non hanno dei limiti o degli esercizi vincolanti, io Sì. lavoro anche con dei cani con dei problemi fisici. Ah, Magari ok. evito di fargli fare dei salti se quel cane non può saltare, ma ci sono talmente tanti esercizi che posso fargli fare che perché tenerlo fermo quando può venire al campo da me e divertirsi. Quindi assolutamente, per quello è aperto a tutti. Ho Molto bene. lavorato con dei cani sordi, Ah. ho lavorato con dei cani displasici. Chiaramente bisogna fare le cose con un certo criterio, Certo. tenendo sempre a mente la salute del cane, il benessere del cane, Fondamentale. e poi il resto si vede strada facendo. Siamo quasi giunti al termine, però voglio togliermi una curiosità, perché appunto mi dicevi, tu sei, hai detto prima, sei anche giudice. Ecco, nel momento in cui tu passi dall'altra parte della barricata, quindi devi giudicare quello che è i tricks, come li chiami, e la routine che Sì. vengono portate. Da giudice, che cosa viene valutato? Qual è il peso? Cioè, dicevi 50-50, ma in che cosa un giudice dà un punteggio maggiore rispetto a qualcos'altro? Ci puoi spiegare un Allora, pochettino? sicuramente, come dicevo, si guarda sia la parte tecnica che la parte artistica. Quindi, per quanto mi riguarda la parte artistica, se porti una ballata, guardo quanto tu sia fluido e quanto tutto mi sembra Ok. effettivamente un ballo insieme al cane. Se parti una storia, per me la storia deve essere comprensibile. Ok. Una storia deve essere chiara, il concetto deve essere chiaro anche a un bambino di 4-5 anni. Sì. Deve essere chiaro. Ok. E quindi quel messaggio mi arriva, ok, l'ho capito. Per quanto riguarda la parte tecnica, invece, Certo. valuto proprio quanto è difficile quell'esercizio, quanto il cane lo esegue in autonomia, anche solo sentendo il comando vocale, perché fare i movimenti e mascherare l'aiuto con dei movimenti è un discorso. Quando tu stai fermo e dai comandi il cane esegue, vuol dire che c'è tanto lavoro dietro. Certo. E quindi tutto quell'aspetto lì viene valutato. Certo. Essendo Esatto. più tecnico, si guarda più la parte tecnica Esatto, rispetto. però né solo tecnica Sì, né solo no. No, artistica, era una mia curiosità. è un mix tra i due fattori, ed è secondo me la parte
bella della dog dance perché non c'è solo la tecnica, Sì. c'è anche tanto lavoro di fantasia, di costruzione della routine nel Certo. complesso. Mi faccio un parallelismo che mi ricorda un po' tanto il pattinaggio artistico, dove c'è appunto la Esatto. parte più tecnica e dove Assolutamente, sì. devi fare quei passaggi e se li sbagli prendi motore Chiaro. minore, poi c'è la parte naturalmente il libero dove alla fine quando esprimi quello che è la tua capacità appunto del pattinaggio, nella danza, Esatto. nel vivere e nel portare quella cosa. Bello, Assolutamente. bello. E a questo punto, a parte farti un grandissimo bocca al lupo per, non solo per gli europei, ma anche per le prossime manifestazioni agonistiche che vivrai tu e Jordan, o naturalmente con quelli che saranno i tuoi compagni di avventura. Invitiamo anche la gente eventualmente a seguire qualche gara e venire Certo. a vedere, perché a questo Beh, punto. gli europei saranno in diretta, saranno Bene, le dirette, quindi allora. si può seguire Perfetto, no, ma perché anche assolutamente. è la curiosità di vedere un pochettino, perché Certo. adesso la curiosità è aumentata e quindi Sì, bisogna venirla a bene, bene, vedere. Anche perché bene. appunto immagino che, ecco, dove fate le gare, c'è anche pubblico, tanto Sì, pubblico, poco c'è pubblico. pubblico, assolutamente sì. Influisce il pubblico? Ma allora, ci sono dei cani più sensibili che un po', diciamo, quell'aspetto lì va lavorato. Ci sono dei cani anche sensibili agli applausi e quindi anche quell'aspetto lì va lavorato. Ci sono dei cani che invece proprio non gli interessa niente, sono lì dentro ed è, come dico io, il momento vostro, quei 3-4 minuti solo per voi dove dovete, diciamo, dare il massimo. Lì dipende tanto dal lavoro che c'è dietro, da come è quel cane lì. Però di solito sono gare aperte. Si Certo. possono vedere, a volte le abbiamo fatte 2 o 3 anni di seguito, le abbiamo fatte anche qua a Rivarolo nel Ok. Castello Malgrat, Vabbè, quindi è bella. capitato, quindi magari l'anno prossimo cercherò di organizzarne una perché è bello, Vabbè, è una ma la bella curiosità cosa. c'è perché comunque Sì, c'è lo spettacolo e poi è sempre bello vedere sì, questo binomio, questa sì. Sì. simbiosi tra animali e esseri umani, perché è fondamentale. Loro ci regalano veramente tanto. Indipendentemente dal fatto che poi saltano, corrono, Sì, no, sono. no, fondamentale è il rispetto poi reciproco Esatto. e il rispetto per l'animale, perché quello è assolutamente la prima cosa. E questo è il messaggio che diamo e che deve passare assolutamente. Rita, grazie Grazie ancora, grazie a di voi averci fatto dell'invito. scoprire, anche se rapidamente avevo molto più bisogno di tempo, ma eventualmente dopo gli Certo. europei ti invitiamo sicuramente, al di là per sapere com'è andata, ma anche per capire com'è quell'esperienza e per farcela Va raccontare da bene. te. Grazie E in bocca mille. al lupo, alla prossima. Grazie, grazie Grazie, ancora. grazie, ah, grazie. Grazie.